Allora, è arrivato ben fa. Non si saluta più? Eh? C'hai paura? Ciao, zio. Bene. Ci dobbiamo sostenere, ci dobbiamo fare compagnia. Hai visto l'amici? Ci hanno abbandonato. In questa fogna siamo rimaste sole. Ti pare giusto? Ti ho fatto una domanda, ti pare giusto? No, no, non è giusto, zio. Non è giusto, signore. Hai alzato un polverone. Come l'hai su un casino. Poggi la voce che i dottori ti stanno facendo il lavaggio del cervello, vero? Lo fanno per il mio bene, ma aiuto. Stanno facendo la psicanalisi. E che ci vogliono i dottori per scoprire che tu con la testa non stai bene. Fattelo dire alla loggia fitta che scuola non ne ha fatto. Tu sei scemo e scemo ci deve rimanere. Perché altrimenti a posto di Salvatore sul giornale si è spuntato in prima pagina con una bella fotografia. Come sta Salvatore? Come sta Salvatore? State dando? Oh, che mi state dando? Vitamine. Non ci avete messo la varichina, vero? Quella serve per i pavimenti. Bene, Vitale. Perché? Stamattina alle 6 ha squillato il telefono. Era il procuratore capo. Senti, te la faccio breve. Hai intenzione di firmare l'ordine di scarcerazione per tutti quelli che hai accusato. Anche tuo zio. Fuori, tutti i pezzi da 90. Che significa questo gesto? È la croce. La croce che mi porta addosso per ricordarmelo. Vuoi l'infermità mentale? È questo che vai cercando? Ho detto la verità. Ma se ti comporti come un pazzo? E la verità se ne va a farsi fottere. Mi comporto come un pazzo? Sono pazzo. Sono pazzo. Ma
Hai detto cose giuste. Hai aiutato lo Stato a combattere la mafia. Ci hai fatto scoprire assassini. Hai smascherato uomini delle istituzioni. E fossero tutti come te, i pazzi, il mondo sarebbe migliore. Signora, noi non siamo attrezzati per soggetti simili. Suo figlio è pericoloso per sé e per gli altri. Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno. Siete voi delinquenti. Non me lo fanno vedere più, capisci? Lo sapevo. Suo figlio era un morto e io l'ho fatto resuscitare. Mio figlio non è vivo, è morto, è come se fosse morto. Ci fanno la cura, lo dobbiamo curare a sto ragazzo. Non parla con nessuno, non dà conto a nessuno, è malato, gli sciuffa la testa. Ha solo bisogno di un poco di pace. Ma perché fa così? Ma quando mai tu hai fatto così? Ma quando mai? Lo stanno ammazzando, non me lo stanno curando. Tu credi che non l'ho capito? Voi lo volete pazzo. E quelli lo stanno veramente facendo diventare pazzo. Ma che ti scappa dalla bocca? Stiamo parlando di mio figlio. L'ho cresciuto come un figlio, non te lo dimenticare. Ci posso mai volere male io. Io mi sono fatto garante per lui. Ma capisci questa parola? Garante! Se l'ammazzate e ci disse le sue parole peseranno quanto una montagna. Se invece lo lasciate vivo è pazzo, se signora, pazzo. Le sue parole non conteranno niente.